Continuiamo a fare luce su alcuni termini che spesso si sentono in anime e manga. Nella puntata di oggi parleremo di cibi. E no, non parliamo di roba da mangiare, non state a pensare sempre al cibo, dai! Cibi è un vocabolario giapponese tipico del parlato che significa persona bassa o bambino piccolo. Tale termine è infatti utilizzato per indicare una persona o un animale di piccole dimensioni. Può essere tradotto come piccolo, ma non viene utilizzato allo stesso modo di cisana. La parola è diventata molto utilizzata attraverso il mondo dei manga e degli anime. Infatti spesso alcuni personaggi in diverse opere indicano con tale termine una persona piccola di statura, ma il motivo per cui questo termine è principalmente conosciuto è per lo stile di disegno a cui fa riferimento, ovvero disegnare personaggi della storia in proporzioni più piccole rispetto all'origine. Lo stile chibi è molto popolare nei manga, mentre negli anime è utilizzato solitamente in scene carine o divertenti, ed è estremamente raro che venga usato per una serie intera. In lingua inglese il termine chibi è stato quasi fuso con super deformed, anche se quest'ultimo presenta uno stile di disegno dei personaggi con teste di grandi dimensioni, o può essere usato per descrivere la versione bambino di alcuni personaggi di vari fumetti o anime. Un esempio lampante dell'applicazione del termine chibi lo troviamo proprio in Sailor Moon. Proprio con lei, la bambina piattolina chiamata Chibiusa, il cui nome è formato dalle parole Chibi e Usagi, letteralmente piccolo coniglio, che dall'aspetto richiama una versione rimpicciolita della protagonista, ovvero Usagi Tsukino, alias Sailor Moon o Bunny per noi italiani. Nel cartone animato Ultimate Spider-Man, una delle gag ricorrenti sta nel fatto che appare una versione minuscola di Spider-Man durante le sue fantasie. Un altro esempio è ritrovabile nella serie TV Angeloid, Sora no Toshimono, oltre al relativo film, dove spesso il protagonista Tomoki Sakurai, oltre all'Angeloid Icaro, e agli altri protagonisti, appare in versione chibi durante le scene più demenziali e divertenti, così come nell'opera White della talentuosa Angelina Vianello. Se non la conoscete, ve la straconsigliamo. Grazie per aver guardato questo video, speriamo sia stato interessante. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.